Esordio peggiore, il buon Lucarelli non poteva immaginare. Il Paterno gioca un buon primo tempo, arrivando però fino al 44esimo, perché a 60 secondi dalla fine della prima frazione si registra il pareggio del San Buceto, che da quel momento in poi prende in mano il pallino del gioco e non lo molla fino al termine. Una gara che i marsicani avrebbero potuto e dovuto vincere, che invece hanno perso per tanti motivi. Primo fra tutti, il non aver saputo buttare la palla dentro neppure a porta vuota. E qui Leccese ha tante colpe da farsi perdonare, in particolare al 18esimo, quando si è incartato in maniera tanto goffa da suscitare la disperazione dei compagni e dei tifosi. E poi una condizione atletica assolutamente insufficiente, al punto tale che dopo un'ora di gioco gli ospiti continuavano a correre e a sprintare, mentre i nerazzurri arrancavano arrivando sempre secondi sul pallone. Formazione iniziale quasi obbligata per il nuovo allenatore, che schiera in porta l'under Serpietri perché De Girolamo ha deciso di non giocare, e in panchina, stanti le assenze di Vitale e Arciprete per squalifica e quella di Albertazzi per infortunio, ci sono praticamente solo giovanotti di belle speranze o poco più. L'inizio lascia comunque ben sperare e al quarto Paris riceve un cross partito dalla destra, controlla e calcia forte col suo piede preferito, ma Palena è ben piazzato e devia in angolo. Al tentativo successivo il Paterno passa in vantaggio. La verticalizzazione che chiede Lucarelli si materializza sul piede di Gras, che mette in moto Leccese. 20 metri di corsa e Palena è battuto sul tentativo di uscita per fermare la punta argentina. Per il Paterno sembra l'inizio di un pomeriggio di festa e al 16esimo potrebbe raddoppiare, ma Leccese riesce a sbagliare l'impossibile, non riuscendo a mettere alle spalle di Palena il suggerimento di Paris che vale oro colato. Incredibile l'errore della punta che alla fine costerà carissimo nell'economia del punteggio. Al 27esimo c'è un lancio per Leccese che scavalla alla sua maniera, ma anziché mirare verso il secondo palo conclude proprio addosso a Palena che intercetta. Alla mezz'ora scende sulla fascia di Rocco che crossa dalla parte opposta per Paris che appoggia a Bolzan, il cui sinistro viene deviato in calcio d'angolo. Fin qui solo Paterno, ma da questo momento in poi sale in cattedra il San Buceto, che al 38esimo va vicino al pari con Maraschio, che tira troppo centralmente, consentendo a Serpietri la parata neppure troppo difficile. Il primo tempo sta per terminare e proprio al 45esimo gli ospiti agguantano il pareggio. Un cross dalla sinistra sta per sfilare via dalla parte opposta, ma Amore cerca di allontanarlo, colpendo però il pallone in maniera maldestra, depositandolo docile sui piedi di Vaccaro, che non perdona. Al riposo si va quindi sul risultato di parità, ma alla ripresa del gioco si nota subito che nella squadra di casa ci sono troppe smagliature. Al sesto il San Buceto crea scompiglio in area locale e al termine dell'azione va anche in gol, ma su segnalazione del proprio collaboratore l'arbitro annulla la rete. Sale in cattedra il San Buceto e per 20 minuti in campo giocano meglio i Viola. Buon per il Paterno che in terza linea Di Stefano e D'Amico non mollano un pallone, altrimenti i grattacapi per Serpietri sarebbero stati ancora maggiori. Leccese non trova spazi per azionare le proprie leve e sulle fasce né Paris né la Selva riescono a fornire un contributo adeguato. 28esimo tira Camperchioli sul primo palo e Serpietri devia in angolo a mani aperte. Al 36esimo Bolzan trova spazio sulla sinistra e crossa, spedendo il pallone addosso ad Alberico e chiedendo un fallo di mano che l'arbitro non concede. Col passare dei minuti si vedono giocatori di casa sempre più lenti e macchinosi, quasi che non avessero più energie da spendere, e a questo punto il San Buceto intuisce che si può fare il colpaccio. È il 40esimo quando gli ospiti partono in contropiede, trovando la difesa locale scoperta. Maraschio controlla e infila in diagonale alla destra di Serpietri, senza trovare praticamente opposizione. La reazione del Paterno è poca cosa e due minuti dopo Leccese prova a fare a sportellate con i difensori avversari, ma perderà anche questa battaglia senza ottenere nulla di concreto. E per concludere vi mostriamo anche l'ultima ghiottissima opportunità che Leccese getta alle ortiche in pieno recupero, tirando addosso al quasi rassegnato Palena e facendo esclamare a più di uno se sprecando occasioni del genere il Paterno avrà mai la possibilità di risalire la china. Negli spogliatoi Lucarelli si mostra comunque fiducioso, ma di lavoro da fare ne avrà una montagna, sia sul piano fisico che psicologico, perché non è possibile vedere giocatori del genere boccheggiare dopo neppure un'ora di gioco.